Naturalmente anche per il 2021, come per il 2020, qua a Laveno, tronchi d'albero per la legna per il camino. E infatti, ci andiamo a vedere, mancano due alberi nel piazzale. Erano lì nel piazzale e mancano. E siamo a Laveno, stanno facendo i lavori sul lungolago. Però una giornata che sarà produttiva, naturalmente da Gennaro Gelmini e Mauri. Ciao a tutti, e siamo qui per un'altra avventuretta, vediamo un po' cosa salta fuori. Sì, avevamo intenzione dal lago di salire su qua. Saliremo. A Brenna Monteggia. Sulla ferrata, saliremo. Laveno. Qual meta più ambita per questo tour alla medievale? Laveno. Naturalmente Mauri. Il canale Mauri e Geni Urbex Explorer, nuovo. Sì, lanciamo anche canali anche e video. Iscrivetevi al canale Gennaro Gelmini, penso, non c'è bisogno di presentazioni. Sono 5 Beh, anni che facciamo video assieme, sì. Quindi ormai non abbiamo bisogno di presentazioni. Sì, penso, sì, no? Questo sì. Ok. Guardate noi ci portiamo avanti. Io ho scelto di fare così internet, con degli amici che ci seguono e hanno... Cosiddetto pochi ma buoni. Hanno le nostre stesse passioni. Detto giusto. Bene, cari amici. Okay. Quindi siamo su ai traghetti, l'imbarcadero Laveno e si continua. Il presepio sommerso che però durante l'anno lo tengono qui in una struttura del comune, proprio al municipio, dove una volta era la Serra delle Piante e tengono il presepio, qui al municipio di Laveno. E così, e continuiamo verso Brenna. Sì, infatti io adesso stavo pensando, guardando il panorama che c'è lì, e stavo pensando, sì, insomma, sì. Sono dei bei posti, dai. Assolutamente. E continuiamo. Dopo aver visto il presepio che durante l'anno lo tengono qui. Nella Serra dei Fiori. Brenna Monteggia, detto anche Brenna Monteggia, oggi sarà il nostro itinerario. Qua da Laveno si parte per via Vararo e si arriva a Brenna in breve tempo. Cari amici, queste rocce, devo dire che comode, eh? Sì, comodissime. Beh, comodissime. Diciamo che si è limitato a fare una sosta dalla salita. Noi praticamente metà salita con Brenna Monteggia, detto anche Brenna Monteggia, beh, sul sasso dormiva San Francesco. Ah. Però in effetti sembrano comode. Sì. Praticamente sono i sassi dove sedevano i pastori.
quando le pecore e le capre salivano e scendevano giù, naturalmente la capra andava piano, allora i pastori si sedevano su queste sedie, beh, dire che la roccia così è così comoda, infatti, comunque può però un attimo di fatica. In effetti sembra sì, in effetti è sasso, non è una novità. Allora, cari amici, scampagnata, io direi scaccia pensieri, no? Sì, perché sì. La vita va vissuta così, e la vita va vissuta soave, felice, e bene, e si continua, sì. Cari amici. E si continua. Like. Ed ecco la cascata di Brea Monteggia. Allora, cari amici, in questi posti non è facile andare perché veramente si passa, non è complicato, però ce l'abbiamo fatta venire qua sopra l'Aveno, Brea Monteggia, adesso anche Brea Monteggia. E Mauri, è un posto particolare, eh? Bello. Sì, molto bello, poi la cascata, l'acqua, la montagna soprattutto. E vi racconteremo appunto su questa montagna una breve storia, se speriamo di essere presi. Allora, praticamente qua è il monte Sasso del Ferro. Sasso del Ferro. E quindi, già dal nome fa capire, si cavava la pietra che conteneva ferro. Praticamente da questa pietra si trovavano proprio dentro la pietra dei blocchi, dei pezzi, delle parti di ferro. Si prendeva questo ferro e si facevano anche le spade, le bardature anche per i cavalieri. Qua su a Brenna c'erano i maniscalchi, facevano queste cose. E quindi si bardavano i cavalli e i cavalieri per anche le battaglie, perché proprio dal ferro si facevano le migliori spade. Le migliori spade, però, che incredibile, praticamente spade roventi si lavoravano, poi si passavano all'acqua corrente, all'acqua. In queste cascate prendevano l'ossigeno dalla cascata, l'acqua della cascata, si raffreddavano molto in fretta, poi di nuovo venivano riscaldate e raffreddate con acqua ricca di ossigeno. In questa maniera la spada non era più solo ferro, ma era una spada di acciaio. L'acciaio nasce, diciamo, in questi luoghi. Quindi trovare del ferro, allora trovavano il materiale, il minerale del ferro nella roccia, e lo lavoravano facendo una spada di ferro. Ma poi il rovente ancora la passavano nell'acqua piena di ossigeno, poi di nuovo calda, fredda, alla fine diventava acciaio, e le cosiddette spade indistruttibili nel Medioevo dei cavalieri anche templari che andavano in Medio Oriente fino a Gerusalemme a fare le battaglie. Qui si cavava il ferro e si faceva l'acciaio tramite questa lavorazione caldo-freddo con acqua con cementi molto acidi. Quindi anche queste cascatelle, cascate anche qua, che adesso vedremo. Mauri, magari prendi la videocamera e faccio vedere, perché queste sono cose storiche. E quindi, praticamente, i bardi, diciamo anche così, tutte queste persone che nel Medioevo facevano questi lavori per i cavalieri, e immaginiamo quindi una spada
Attento. Deve essere lavorata. Allora, questa roccia contenente ferro, praticamente adesso non vediamo magari il materiale di ferro, però in certe venature possono contenere ferro, si cava e si ha un ferro di alta qualità. Questo ferro poi naturalmente si lavora nei forni, si lavora il tutto, e però per fare l'acciaio ci vuole acqua piena di ossigeno che dà questa lavorazione. E immaginiamo quindi l'acqua piena di ossigeno. Cosa succede? Attento. Che se io metto la spada qua e la metto a contatto con quest'acqua piena di ossigeno della cascata, sai, guarda Mauri, proprio, guardate cari amici, proprio assolutamente ricca di ossigeno della cascata, la spada acquisiva un potere che era quello dell'indistruttibilità. Vabbè, indistruttibilità. Sbagliavo la parola. Acquisiva il potere dell'indistruttibilità. E quindi diventava veramente, come si dice, una spada nella roccia, una spada che veramente era indistruttibile. Però perché dal caldo, lavorata a caldo, naturalmente per lavorare il ferro, ferro di questi monti, quindi di alta qualità, lavorato con l'acqua ricca di ossigeno, con tanta acqua di queste cascate, come anche vedremo in tutta la valle. Quindi un'esperienza affascinante che riguarda il Medioevo. Molto bella, bella storia soprattutto. E niente, un sentiero poco battuto adesso perché, però niente, qui ne valeva la pena di venire questo po', perché non conoscevo io, sinceramente Jenny me lo aveva. Io ero venuto da bambino. Ma raccontarla e venirci è tutta un'altra cosa, Infatti si vede qua che, insomma, una cascata particolare. Una cascata particolare, infatti. Guardate da dove scende. Sembra proprio fatta apposta per farla scendere di qua. Infatti. Bene. Bene, si continua con la valle. Graditissimo posto, cari amici, quindi le cascate a Brenna Monteggia, detto anche Brenna Monteggia, sopra l'Aveno, Lago Maggiore, e questo è il torrente. Delle bellissime tane di salamandre, praticamente a ridosso del terreno sotto, perché le salamandre vivono in questi posti vicino all'acqua, hanno sempre le tane molto umide perché sono animali acquatici, ed è bellissimo. Quindi Mauri, col panorama giù delle cascate... È abbastanza bello, no. Niente, poi ti rilassa stare qua, ti rilassa fino a che di buon umore. Sì. Ci ha portato bene questo giro, Sì, in effetti sì, perché insomma ci vuole ogni tanto venire in montagna, perché poi le chiusure, sai, se sì, le chiusure poco, per il corona. quello. Va bene, cari amici, appunto si fa YouTube, si fanno vedere cose belle. Arte naturalmente, bello anche uscire di casa e scoprire questi posti. Le cascate di Brenna Monteggia, sopra l'Aveno. Andiamo a vedere la cascata principale. Venite con noi, cari amici. È un posto, praticamente è la gola. Attento Jenny! Parola a camminare. È la gola del torrente. Nella gola del torrente c'è questo sentiero che diparte da là, da via Vararo. Praticamente da via Vararo, prima di arrivare a Brenna Monteggia, c'è un sentiero sulla destra. Scendete e arrivate a questa gola del torrente.
qua la cascata che abbiamo fatto vedere poc'anzi, col suo bel muschio, anzi in realtà è erba strega. L'erba strega è come il muschio, però ha la particolarità che ha un po' di radici e un po' di pianta a fittoni. Comunque, ecco, ve lo faccio vedere. Vedete, cari amici, l'erba strega? E basta lasciarne un po' con la radicetta nell'acqua e già prenderà. E già si moltiplica. Si usa anche nei presepi. Erba strega. L'erba strega cresce di più del muschio. Allora, se facciamo un presepio col muschio, ci vuole tanto muschio. L'erba strega cresce velocemente e si fa velocemente il muschio per il presepio. Addirittura le palme del Lago Maggiore qua crescono praticamente in maniera assolutamente naturale, proprio palme del posto. Tutta la valle su, guardate che bello, le palme continuano. Ci sono un po' di rumori dei boscaioli, perché d'inverno qualche albero è crollato e stanno facendo vari tagli, vari lavori per sgombrare i sentieri. Qua le primule, guardate cari amici, già i fiori vengono su. Poi abbiamo sempre dell'erba strega, qua la possiamo vedere da più vicino. È tipo erba muschio, strega, ma appunto ha un po' di radice e cresce un po' più velocemente. Della tana, del suro? No, del sauro. Suro. Del sairo. Sauro. La tana del sauro. Guardate, qui quando venite qui potete sapere, guardate che bello il torrente, sapete cosa vedete. Sapete cosa trovate. E poi quella roccia qua, questa roccia granitica, roccia da cui si cavava il ferro per le spade che abbiamo raccontato. Monte Sasso del Ferro, non a... Il Sasso del non Ferro. Per dire. Il Sasso dove si ricava il ferro. Per dove si ricava il ferro, il nome per stesso spade, proprio. No? E anche l'acqua qua è ricca di ferro. E guardate che acqua strepitosa, guardate che luogo veramente particolare, molto bello, molto bello. Particolarmente bella. Ma che foto non guasta! Facciamo un po' di foto, questo posto è veramente spettacolare. E qui abbiamo praticamente la... Non c'è la scritta cascata. La... La cascata principale. Sì. Questa è la cascata più grossa. Sono vari salti. Bello! In una sola cascata abbiamo più cascate. Dobbiamo fare un po' di salti mortali. È perché purtroppo purtroppo sì, attenzione, purtroppo bisogna stare attenti, sicuro che sì. I sassi col muschio è micidiale, che uno prende un bel scivolone e va come un treno, altro che va come un treno, sì. Spacca tutto qui, se no si può salire. Sì, e qua saliamo, andiamo proprio alla cascata, ecco. Stando facendo attenzione a sì. Dove mettiamo i piedi naturalmente per arrivare. Ma chi è che ha costruito questa specie di? Qua è proprio il fiume,
come scherzo, qua non saprai dove poter andare. No, guarda che lì devi stare attento che con le scarpe che abbiamo mi sa che ci piantiamo lo scivolone. Però magari mettendo il piede lì e poi là devi saltare dall'altra parte. Vogliamo provare. Vogliamo provare. Cari amici, difficoltoso qua il posto, però io tenterei per farvi vedere la cascata da più vicino, perché non penso di rischiare proprio in una maniera impossibile. Ecco, guardate che posto. Mauri lì, non so se la fai. Mauri, per caso, con molta attenzione, guardate i rami caduti. Ecco perché il rumore dei boscaioli, se lo sentite, perché qua veramente son caduti i rami e tutto. Non è per niente facile, quel masso lì non era per niente facile. Bene, e questa è la cascata principale. E allora Mauri, una totale, quasi da lì magari, per cercare l'inquadratura migliore con la cascata, perché si vede la cascata, fantastica. Allora noi cerchiamo le inquadrature migliori, i posti più belli, di farci, perché questa è vita. Cari amici, la vita non è per forza. Speriamo veramente che passi questo periodo come tutto il periodo che stiamo vivendo, che è una difficoltà estrema, perché un mondo intero bellissimo ci accoglie fuori e guardate com'è stupendo il mondo nostro. E qua siamo a Laveno, sul Lago Maggiore. Stupendo qua, si potrebbe anche salire avendo le scarpe maledette, così. Poi dopo, va che bello, no, veramente particolare, bello. Ok, fantastico, sono quei posti che veramente uno inizia a ritrovare se stesso, mamma. Sì, no, veramente. Questa è vita. Cari amici, ricordatevi, la vita sono queste bellissime cose. Ma guardate. Fantastico posto, andiamo verso il lago. Notare la bellezza dei vicoli anche al tramonto. E naturalmente la montagna. Andiamo alla spiaggia, cari amici, da un sentiero a fianco al nostro torrente. Sembrano i cigni di Angera che sono venuti sempre dietro di noi. Sì. Ecco, culo per aria il cigno. Insomma, una bella serata. Sì, dai, è una bella serata. Così abbiamo che ci stanno avvicinando, deciso di... Comunque niente, oggi è il 20 di febbraio 2021, siamo qui sulla spiaggia sul lago del lago di Laveno. Abbiamo pensato di venire in un posto veramente bello. E guarda caso i cigni sono venuti incontro a noi. Uh-huh. Ebbene, abbiamo fatto una giornata nel migliore dei modi. Nel senso, piacevole come piaceva a noi, e spero
cari amici, che vi siete divertiti nel vedere la natura, quanto è bella, anche dietro casa, anche dietro casa. Ok. Mauro, allora, versione invernale. Quindi, belli, si vedono, belli. Quindi due cigni immancabili da noi. Immancabili. Immancabili. Okay. Qua, cari amici, a fianco al torrente, un luogo impervio. Sembra di stare in mezzo alla foresta, potremmo andare a fare militari in Vietnam. Sì, si vede buio per un po', E cari amici, una stradina a fianco al torrente. Non si vede più lì, Jenny, non arrivo più lì. Suggestiva, incredibile, qualcosa di particolare. Che le luci della sera, alla Venemon bello. Thank you.